Allora, vediamo di mettere in onda anche gli altri grafici perché sono sempre interessanti per quel che riguarda per i dati che emergono e per capire un po' il trend complessivo. Ma nel contempo parliamo anche di malattie professionali che sono altrettanto frequenti. Ecco, qui vediamo un po' quello, i dati del Nord-Est di gennaio-marzo 2016. Rispetto al 2015 avevamo 26 casi, nel 2016 di morti sul lavoro parliamo di 16 casi, vero? Un meno Sì, 38,5%. Quindi una sì, sì. diminuzione c'è stata. Come dicevo, quest'anno abbiamo registrato meno morti rispetto all'anno scorso. Perfetto. E l'ultimo grafico che invece è la distinzione per province, vediamo un po' la provincia più colpita, è Bolzano e Verona. Sì, nel Veneto Verona. Nel Veneto Verona, Bolzano nel Trentino. E poi se vediamo, in realtà non stiamo parlando di un numero di Sì, casi non eclatanti, elevato, perché siamo quindi sempre qui 1, 2, basta un 3, caso in più, un insomma. caso in meno per chiaramente far andare su o giù una provincia in questo grafico. Ma i settori sono sempre quelli, come Sì, diceva lei, quindi questo è ripeto, poi a livello sostanzialmente. di distribuzione più o meno si rispecchia a quella che dicevamo prima a livello nazionale. Perfetto. Allora, beh, tutto sommato poco ma ben distribuito omogeneamente. Invece, le malattie professionali. Quali sono le malattie professionali? Quali riscontra maggiore incidenza? Sì, allora sulle malattie professionali devo dire c'è secondo me scarsa attenzione, perché l'infortunio va sul giornale, se ne discute, invece della malattia professionale, ossia di quella situazione di, come dire, malessere fisiologico poi alla fine che qualcuno subisce in tarda età tipicamente a causa del lavoro, non si dice Perché non è molto. un invalidante, non è un fattore Perché non è un invalidante. evento drammatico, improvviso, Traumatico. no? Traumatico, è un È qualcosa che viene progressivo qualcosa. accumulato durante l'attività lavorativa, nella vita lavorativa di una persona e niente, dà i suoi risultati col tempo. E anche per questo motivo, devo dire, a livello di valutazione dei rischi all'interno dell'azienda sono forse sottostimate, perché se il datore di lavoro naturalmente sta attento che le persone si facciano male, è più difficile che riesca a cogliere che stanno lavorando male e che quindi stanno accumulando un qualcosa che può dargli, Sì. come dire, una malattia, appunto una malattia. Poi naturalmente c'è la sorveglianza sanitaria che tiene sotto Beh, controllo queste ovvio. cose, però ripeto, dal punto di vista della valutazione dei rischi è sicuramente più complicato è più difficile da cogliere. È più difficile da cogliere anche perché se poi andiamo a pensare a qual è la malattia professionale più diffusa, penso si rimaniamo, come dire, sorpresi perché è il mal di schiena. Probabilmente molti si aspettavano, no, le sostanze Sì, infatti chimiche, anche io me ne ho qualcosa anche di danni alla cute sì, oppure alla respirazione, respiratori di problemi vario ai genere. polmoni, eccetera, no? I campi elettromagnetici, tutte queste cose, invece no, poi persone in realtà quando sono avanti con gli anni hanno mal di schiena. E questo è connesso a cosa? Tipicamente ad attività manuali, Che lei diceva prima, sollevamento, trasporto che non sono evitabili. che in alcuni casi non sono evitabili, perché pensate al muratore, come faccio a limitare il sollevamento di carichi o il Sì. sovraccarico, diciamo, del muratore, è insito nella sua attività lavorativa, per cui è molto difficile ridurlo o eliminarlo. E così anche altre situazioni analoghe, per esempio nei magazzini delle aziende, dove alcune cose si possono naturalmente meccanizzare, carrello elevatore, col carrello Sì. elevatore, dispositivi di sollevamento o altro, altri in effetti non si riesce. O meglio, non è che non si, poi alla fine si può fare tutto, però sono difficili da attuare perché provate a pensare alla situazione tipica del magazzino. Io ricevo delle merci che qualcun altro mi ha spedito e che sono già impacchettate e quindi sono impacchettate con un certo peso, una certa dimensione. Se quel peso è eccessivo per il tipo di movimentazione che faccio io in quel magazzino, dovrei andare da chi me le ha spedite a dirgli: guarda, che non devi più confezionarmele in scatoloni da 30 kg, ma in scatoloni da 10 kg. Quindi non è più una misura che attuo all'interno della mia azienda e devo incominciare a mettermi d'accordo. Questa è la famosa questione dei sacchi di sabbia dei muratori che una volta pesavano 50 kg, adesso sono diventati 25, tra un po' diventeranno 15, no? Perché il primo della catena li imbustava, faceva Sì. meno E buste, ci metteva meno tempo, faceva un bel sacco da 50 kg e poi dopo chi qualcuno ne... però doveva sollevare.
voglio dire, sollevare 50 kg da soli con un sacco che non ha neanche le maniglie non è proprio facile. Quindi in realtà ci sono moltissime mansioni lavorative che richiedono di sollevare carichi, richiedono di sollevare carichi frequentemente, e poi il risultato è che troviamo che molti appunto hanno problemi alla schiena. Tra l'altro, voglio dire, l'essere umano è anche conformato in modo tale ad avere una zona debole che è la colonna vertebrale, perché in effetti camminiamo su due zampe, esatto, quindi abbiamo una colonna vertebrale un po' particolare. Al secondo posto abbiamo l'ipoacusia, cioè la perdita di dell'udito. Adesso parliamo anche di questo. 20 anni fa ho combattuto con il datore di lavoro per fargli comprare tutti i dispositivi di sicurezza a spese sue e non dei lavoratori. Dopo mi ha ringraziato. Sì, tra l'altro, 20 anni fa c'era anche questo piccolo problema che magari doveva essere a carico del lavoratore stesso, no? Sì. Quindi anche l'osservazione effettivamente. Questo, ripeto, è sintomo della cultura, no? Quando si dice cultura della sicurezza è questo, no? Certo. Facciamo oggi delle cose che 20 anni fa sembravano assurde. No, l'esempio del casco, della cintura, potremmo andare avanti. Lei diceva l'ipoacusia, quindi perdita dell'udito, anche sì. Questo è un altro problema, però qui ci dovrebbero essere sì, delle cose. Sì, però questa sta diminuendo. Un tempo era al primo posto, e anche questo non sorprende. Io ho due nonni ancora in vita, per cui tutti e due sordi, perché hanno lavorato in ambienti di lavoro molto rumorosi. E quindi non indossavano gli ottoprotettori perché a quel tempo non si usava, non c'era la cultura, la tentazione, la sensibilità. Per cui una volta era in effetti la malattia professionale più diffusa. Da ormai, la prima norma che ha trattato l'argomento in modo molto stringente è dell'inizio degli anni 90. Ormai sono passati più di 20 anni, e quindi insomma dagli anni 90 la questione sostanzialmente è stata risolta, per cui si indossano gli DPI, si fanno le misure, si determinano i livelli di esposizione, si fanno proprio delle misure oggettive con degli strumenti, sì. Per cui insomma lì si tratta solo di avere l'attenzione di indossare la cuffia o la... Attenzione quindi ai rumori molesti durante il lavoro continuo, usate delle cuffie che sono previste come dispositivi di sicurezza, altrimenti poi in età si perde l'udito ed è gravissimo. Sì. Altro problema, quindi ho visto mal di schiena, ipoacusia, poi... Ma poi le altre sono tutte, diciamo, con livelli molto più contenuti, malattie di altro genere, ma in parte anche comunque sempre legate a attività manuali. Sostanze trattate, sostanze pericolose, ci sono casi? Sì, ci sono anche quelli, naturalmente ricordiamo tutti il mesotelioma dall'amianto, però in effetti sono veramente con valori nettamente inferiori rispetto a, cioè stiamo parlando di ordini di grandezza diverse. Questo perché? Perché ripeto, è molto più diffusa la quantità di lavoratori soggetti a movimentazione dei carichi rispetto a quelli soggetti ad amianto. Poi a livello mediatico tutti parlano magari dell'amianto, della sostanza cancerogena, della formaldeide che si trovano nei mobili che compriamo e via dicendo, per cui tutti pensano a questo, ma in effetti ci si fa male sollevando pesi. Ecco, voi avete affrontato un convegno anche la questione elettromagnetica e in un altro ancora, in un convegno approfondimento, la questione elettrica. Anche questi hanno delle ripercussioni, questi tipi di attività hanno ripercussioni alla salute delle persone? Sì, fondamentalmente qualsiasi agente fisico o comunque materiale può determinare un danno, sappiamo, no, questo. Sui campi elettromagnetici anche qui c'è una normativa molto precisa, che tra l'altro entrerà in vigore una direttiva europea la più recente qui a luglio, e che però tratta, questo è interessante, tratta gli effetti dei campi elettromagnetici a breve termine. Perché? Perché a livello scientifico non si è ancora avute delle evidenze sugli effetti dei campi elettromagnetici su un'esposizione a lungo termine, no? Quindi non abbiamo dati provanti. No, non ci sono ancora dati in questo senso. Devo dire che peraltro anche tutte quelle preoccupazioni che abbiamo spesso legate al telefonino piuttosto che al wireless eccetera sono in buona parte state molto ridimensionate, anche perché gli stessi apparecchi sono stati effettivamente adeguati nel tempo, si è ridotto
E quindi il problema, la potenza, diciamo, che è venuto del, sì, questo sicuramente. C'è un'evoluzione tecnica, voglio dire, che è abbastanza importante su questi apparecchi. Perfetto. Ingegnere, grazie di essere stato qui con noi, abbiamo fatto una panoramica estesa, abbiamo portato anche qualche esempio, speriamo di tenervi sempre allerta ovunque siate in quello che fate, abbiamo visto soprattutto, ovvio, attività manuali possono essere a rischio per evitare incidenti invalidanti, malattie professionali, quindi attenzione alla schiena, attenzione all'udito, oppure peggio ancora incidenti di carattere mortale. Quindi tanto in itinere, chi lavora pure su strumentazioni di un certo tipo. Grazie ancora a Vega Engineering della collaborazione, a voi di averci seguito, noi ci vediamo come sempre domani.